Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero. Come di consueto mi piace portarvi degli esempi positivi, degli esempi ispiranti di storie di successo con i loro segreti naturalmente. In particolare la puntata di oggi è dedicata al mondo delle attrezzature professionali per la ristorazione, di cui parliamo con un'azienda di Montale, provincia di Pistoia, che si chiama G-Metal, ed è con noi Marco D'Annibale. Buonasera, benvenuto. Buonasera e grazie di questo spazio. Grazie a lei, presidente appunto della G-Metal, nonché erede di una tradizione anche di famiglia, perché in qualche modo è suo padre che inizia questa esperienza negli anni Ottanta. Sì, in realtà poi era il 1986 quando ha aperto quella che era all'epoca una bottega di fabbro. E niente, io dovevo decidere cosa fare da grande in quel periodo, servizio militare nel 1988, e sono tornato con l'idea di dare una mano e sostanzialmente far diventare quello che era una piccola cosa di contorno, quindi costruire delle pale per pizza da vendere alle ferramenta di zona. Farla diventare qualcosa di più grande, di più importante, visto che la pizza è un prodotto consumato in tutto il mondo, perché non provare a arrivare dappertutto con quella. Questo processo decisionale, D'Annibale, ha pesato in qualche modo suo padre, comunque ha caldeggiato questa sua successione? Oppure era una cosa che le piaceva proprio, magari? In realtà no, perché poi i miei genitori, come tutti i genitori, sognavano una vita, qualche modo semplice, spianata, di successo anche per me, e non vedevano in questa cosa questa possibilità. Quindi il loro desiderio era comunque di vedermi laureato, magari avvocato. Tipico. E quindi l'idea quindi di invece di affrontare un percorso totalmente ignoto, nel quale poi non erano in grado di supportarmi, c'è stata della frizione all'inizio, e quindi è servita determinazione per voler andare in questa direzione. Ha capito fin da subito che quella piccola bottega artigiana poteva diventare un'industria? Sapevo che volevo che diventasse qualcosa di importante, di centrale nella mia vita, questo senz'altro sì. Guardando cosa è diventata oggi, posso dire che è andata anche oltre le aspettative, quindi bene così. Quando è che è iniziato il cambio di passo, secondo lei? Quando è che si è reso conto che stavano cambiando le cose? Il cambio di passo è successo non tantissimi anni fa. In realtà poi il percorso, io non vengo appunto da una famiglia di imprenditori, quindi non c'era una cultura di base, una conoscenza. I primi anni sono stati decisamente difficili per capire come muoversi, quindi il passaggio sostanzialmente da piccola azienda artigiana a qualcosa che potenzialmente poteva diventare di più è avvenuto nel 2011 e ha causato poi anche una frizione importante, perché poi una differenza di visione: se l'azienda volevamo farla crescere era necessario fare delle scelte che non erano condivise. Infatti a quel punto poi c'è stata anche una divisione e me ne sono fatto carico, diciamo così, dell'azienda da solo da quel momento. Scelte radicali, diciamo. Sì, perché era necessario dare una struttura diversa, un'organizzazione all'azienda, se vuole, perché fosse possibile, insomma, dare respiro alla crescita che commercialmente era possibile. Questi prodotti delle pale, delle spatole, dei box, eccetera, per il mondo della pizza, della ristorazione, è rimasto comunque in larga parte. È un po' ancora il centro del vostro business. Assolutamente sì, quindi nel mondo della pizzeria professionale G-Metal è conosciuta proprio per i suoi utensili. Quindi in tutti questi anni c'è stato un percorso che ci ha visto crescere accanto ai pizzaioli e grazie ai pizzaioli, proprio perché ci hanno dato spunti, indicazioni su quale doveva essere il prodotto di cui avevano bisogno, e il fatto di averli ascoltati e di aver provato giorno per giorno a migliorare le cose che offrivamo loro è stato vincente. Voi fate i carrelli per la ristorazione? Esatto, facciamo anche i carrelli per ristoranti, alberghi e comunità, che è un mondo molto più combattuto, molto più, con molti più concorrenti. Certo, un po' all'arma bianca. Esatto, dove insomma, le dinamiche sono decisamente diverse, quindi quello che
continua a essere il nostro core business e che continuiamo a sviluppare con passione e con successo è il mondo della pizzeria professionale. Comunque tutto quello che è l'accessorio in acciaio e in alluminio, sì, ecco, che resiste alle temperature piuttosto che... Sì, ci sono ovviamente una miriade poi di argomenti, comunque sì, tradizionalmente il mondo della pizzeria è legato al legno, alla tradizione. E noi come azienda che lavorava al metallo siamo entrati da subito invece con un prodotto in alluminio, quindi era differente da quello che esisteva. Così come negli anni ci sono stati degli step che hanno portato a dei cambiamenti di rottura anche con la tradizione. E come sempre il cambiamento viene digerito, non è assolutamente no. Diciamo che ormai comunque il 90%, forse anche di più, delle pizzerie usano ormai la totalità, ormai la totalità, tranne qualche simpatico nostalgico, ma insomma decisamente per tante ragioni anche igieniche. Assolutamente. No? Ecco. Parlando di mercati, vedo qui sulla vostra cartella stampa che siete orientati molto sull'estero. Più della metà va fuori dall'Italia. Sì. Ovviamente la ragione di base è che la pizza è un cibo universale. Tutti mangiano la pizza, o almeno qualcosa che tutti chiamano pizza, che poi viene declinata in maniera differente a seconda di chi la fa, dei popoli, delle culture, però sostanzialmente tutti hanno bisogno poi di strumenti, di attrezzi per farla, quindi sì, siamo andati in giro per il mondo. Quando è che avete iniziato a internazionalizzare? Sostanzialmente dai primi anni, perché cioè io sono partito sostanzialmente valigia in mano e via, quindi tante fiere, ne facciamo anche ancora oggi più di 50, fra fiere e manifestazioni in giro per il mondo. Quindi, quali sono i paesi che sono più forti per voi in Europa? Fuori dall'Europa, i paesi principali europei, quindi Francia, Spagna, Germania, ma fortissima la presenza negli Stati Uniti, vuol dire abbiamo filiali nostre, quindi i nostri magazzini di distribuzione negli Stati Uniti e in Brasile, soprattutto il mercato americano è veramente importante. So che servite anche dei grossi nomi, delle grosse catene. Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo così, nel mondo dove c'è un target medio-alto è diciamo che il nostro cliente ideale. Certo. Parlando di prodotto, si parla di un prodotto comunque di qualità, che pensa alla qualità. Ecco, non è un primo prezzo, non è niente di tutto questo. Sono standard molto elevati. Assolutamente sì, altrimenti vuol dire il prodotto, la produzione orientale, voglio dire che va sul prezzo, non può essere il nostro concorrente, non può essere dobbiamo essere un'alternativa che parla di qualità, che ascolta le esigenze del cliente, che lavora sulla flessibilità, che lavora sulla tempestività di consegna, su mille accortezze, sulla personalizzazione, poi perché brandizziamo il prodotto per il nostro cliente. Ecco, curate molto anche l'estetica. Magari uno pensa che siano semplicemente strumenti che debbano essere funzionali, ma anche il design, anche in quel caso. Alla fine è comunque un elemento d'arredo. La maggior parte delle pizzerie lavora sotto gli occhi del cliente, quindi il fatto che ci sia, a parte ordine e pulizia, ma anche degli strumenti dall'aspetto gradevole, vuol dire gratifica il pizzaiolo ma anche il cliente del locale. Qualche prodotto che avete solo voi o magari brevettato o che magari fate molto meglio degli altri? Un prodotto in particolare, diciamo così, non è soltanto un prodotto ma è diventato poi qualcosa di più. Sostanzialmente nei primi anni 90 abbiamo introdotto una novità che poi ha fatto tendenza e che è diventata lo standard di mercato oggi, quindi tradizionalmente la pala per pizza è una lastra di metallo sulla quale viene fatta salire la pizza. Il problema è che il pizzaiolo usa della farina che funziona come lubrificante per far scorrere la pizza sopra. Certo. Nel momento in cui deposita la pizza in forno scende anche questa farina in eccesso che va a bruciare, quindi crea fumo, si attacca sotto la pizza, quindi abbiamo fatto dei fori sulla lana della pizza, quindi questa foratura permette alla farina in eccesso di cadere e quindi di depositare una pizza
pulita in forno, certo, quindi certo, evitando tutti i problemi. E questo è diventato proprio un'idea semplice, come un'idea, si suol dire, l'uovo di Colombo, eppure esatto, non aveva pensato nessuno. No, e quello è diventato un identification metal sostanzialmente. Iconico, diciamo, come prodotto, sì, per voi in questo senso. Sì. Ecco. E appunto anche l'estetica, l'abbiamo detto, molto molto importante. Avete una grande capacità di ascolto. Quello che vi dicono i clienti, anche come critica, cercate di utilizzarlo in maniera proficua per migliorare il prodotto. Assolutamente sì, questo è l'umiltà di pensare che quello che facciamo oggi può essere comunque migliorato è fondamentale, perché, ripeto, cambiano le esigenze, arrivano clienti da mercati nuovi che sperimentano, che fanno cose in modo diverso e che hanno comunque esigenze diverse. Nel momento in cui sì, è un'esigenza condivisa da più persone e diventa insomma, sufficientemente importante da poter essere analizzata a livello industriale, sì, certamente ci lavoriamo sopra per creare dei prodotti che vengono poi testati da chi ce l'ha suggeriti e a volte diventano prodotti per tutti. Eh sì, perché poi giustamente le idee buone, no? Diventano. Fra l'altro il cambiamento di questi ultimi anni, anche degli ultimi 2 anni, sostanzialmente è stato davvero importante nella crescita e quindi abbiamo recentemente strutturato un reparto ricerca e sviluppo proprio dedicato a queste cose per darci delle regole e una struttura appunto anche nella realizzazione dei prodotti nuovi e della concretizzazione dei suggerimenti dei clienti. D'Annibale, quando si parla di pizza è inutile dire che si parla anche oggi di grande attualità del mondo dei celiaci, del mondo delle linee di prodotto senza glutine. In questo senso voi non siete stati tanto a guardare? No, è una, diciamo così, tutto nasce dal fatto che mia moglie è celiaca, quindi il suo suggerimento è stato ascoltato, ovviamente era una persona il cui suggerimento non poteva essere ignorato, e quindi abbiamo ideato una linea di prodotti che si distingue dal punto di vista estetico, in modo che il cliente celiaco che entra in pizzeria possa avere ben chiaro che il pizzaiolo ha così ha sensibilità per il suo problema, quindi c'è un forno separato con dell'attrezzatura di colore diverso che non può essere confusa con quella standard, con un labeling specifico che identifica quel prodotto come specifico appunto per il senza glutine. Non ci deve essere contaminazione, assolutamente, questo assolutamente. È molto importante. Quindi è un prodotto di nicchia, ma che rende l'idea, voglio dire, di quanto l'azienda è attenta alle specificità. La sensibilità sì, poi verso anche una minoranza che anzi sta allargando ultimamente, una comunità molto importante ormai, perché sì, è una problematica diffusa. So che avete ricevuto anche dei premi, dei riconoscimenti. È successo anche questo, è successo anche, quindi diciamo così che l'attenzione dell'azienda a lavorare in modo etico ha avuto un suo riscontro, perché alcuni anni fa siamo stati insigniti dello Stefanino d'Oro, che è un premio importante nella città di Prato, proprio perché è conferito a quelle aziende che si applicano appunto al lavoro con successo, ma con riguardo all'etica del lavoro, al rispetto delle persone. E questo è stato davvero un riconoscimento importante e ben sentito, così come pochi mesi fa invece lo stesso abbiamo vinto un premio per l'innovazione, il premio Primavera, quindi lo sforzo dell'azienda è importante, però devo dire che qualcuno se ne accorge, quindi questo è, giusto, è giusto, positivo. Giustamente. State inaugurando e ampliando uno stabilimento sempre nell'ottica di crescere, poi, perché quello è un po' l'obiettivo, no? Sì, esatto. Consideri che diciamo che abbiamo concluso l'ampliamento, cioè ci siamo trasferiti nello stabilimento attuale all'inizio del 2015, quindi diciamo 4 anni fa. E sembrava un posto enorme che sarebbe bastato per chissà quanto, invece a distanza di 4 anni è servito quasi a raddoppiarlo, quindi vuol dire che va bene, che gli sforzi, gli investimenti fatti stanno funzionando, quindi grazie alla visione della direzione, ma grazie anche all'impegno di tutte le persone che lavorano dentro e contribuiscono a
realizzare questo risultato. Quante persone lavorano per voi a livello globale? Circa un centinaio a livello globale. E questo vorrei sottolineare la qualità delle persone che fanno parte del gruppo. Io ripeto, per me è motivo d'orgoglio, al di là dei risultati di bilancio, che comunque sono importanti per un'azienda, però essere riuscito a creare e a mantenere un ambiente dove le persone vengono volentieri al mattino, dove c'è rispetto, c'è collaborazione, è fondamentale. Questo si vede poi nella qualità dei rapporti ed è visibile l'atmosfera che c'è in azienda, si vede è tangibile nell'impegno e nei risultati di ciascuno. È veramente motivo d'orgoglio. Quindi investite molto anche in ricerca e sviluppo? Investiamo molto in ricerca e sviluppo proprio perché guardiamo avanti, perché ascoltiamo e perché facciamo tentativi per migliorare quello che fino ad oggi è successo, ma che domani potrebbe essere migliore. Assolutamente sì. Quindi, anche con la tecnologia ha la sua importanza. Ci sono materiali nuovi, ci sono veramente la frontiera della tecnologia dei servizi, offre veramente degli orizzonti che non possono essere lasciati inesplorati, quindi, e anche qui torna il discorso delle persone, quindi aver inserito persone giovani con competenze specifiche ha dato quel respiro che, voglio dire, alla fine riesce di volta in volta a tradurre in azioni concrete dei desideri che io da imprenditore sono latenti a volte e che trovano proprio compimento attraverso la capacità di queste persone. Il vostro segreto del successo, il suo segreto del successo, il top secret, come lo chiamiamo in questa trasmissione, è legato un po' anche alla sua storia, diciamo. Al suo percorso. Direi che ricette magiche non ce ne sono, purtroppo. Magari. Ci deve essere una visione ben chiara e la capacità di essere coerenti nel tempo, nel perseguirla, quindi nel fare tutto quello che è necessario nei momenti facili, ma soprattutto in quelli difficili, per non perdere di vista dove si vuole arrivare. E circondarsi delle persone giuste perché questo possa succedere, quindi scegliere le persone, condividere sogni e progetti, coinvolgerle, gratificarle. Io ho sempre avuto in testa un'idea, però da solo sarei andato poco lontano. Certo. Quindi la mia capacità è stata quella di riuscire a attrarre attorno a me le persone giuste. Il loro merito è quello ovviamente di aver messo a disposizione le loro capacità e competenze per aiutarmi a realizzare questo progetto. Quindi il segreto è banale, concettualmente molto difficile da realizzare. Poi, è vero. Grazie allora Marco D'Annibale. Grazie per essere stato con noi. Grazie ancora per la disponibilità. Presidente di G-Metal, azienda appunto di Montale, questa località in provincia di Pistoia, da cui già negli anni '80, dapprima il padre e poi piano piano anche lui ha portato avanti questa storia di successo, appunto, come avete capito bene, con un'idea molto chiara in testa, fedele, fino ancora oggi e ancora negli anni a venire. Ed è un qualcosa che caratterizza come peculiarità anche altri nostri ospiti che ritroverete qua sempre nelle nostre trasmissioni nella fascia oraria dedicata a Business 24 alle 20:30 su Sky canale 821 con tutte le nostre trasmissioni, non soltanto la mia ma anche quella di tutte le mie colleghe. Per quanto mi riguarda, noi ci ritroviamo sempre da questi studi con altri imprenditori, imprenditrici, manager e quant'altro, uomini e donne di successo e naturalmente, dove sono, eccomi qua, con il loro top secret.